Nella lezione di ieri abbiamo finito le modulazioni, di vedere esempi di modulazioni binarie, monobidimensionali, e abbiamo cominciato a fare modulazioni, a vedere esempi di modulazioni ammarie lineari. Oggi vediamo degli esempi di modulazioni ammarie bidimensionali. Chiaramente la modulazione ammare bidimensionale è una qualsiasi modulazione che ha m segnali a disposizione con m maggiore o uguale di 4 e ha due dimensioni. Vedremo soprattutto come esempi casi di modulazione ammare e bidimensionali come in banda passante, che poi sono quelle che vengono utilizzate di più. Quindi le due forme d'onda di base sono essenzialmente il ramo in fase e il ramo in quadratura del modulatore. Le forme d'onda di base quindi possono essere espresse in questa maniera: parte reale di radice di 2 volte una certa energia emmesima, un impulso normalizzato in modo di avere energia unitaria elevato i una certa fase phi con n elevato a 2π greco i fc. Ok, quindi sto prendendo come esempio formati di modulazione in banda passante. Poi formati di modulazione in banda base potete inventarvi le modulazioni che più vi piacciono. Ok, come vedete questa si può scrivere anche come parte reale di vuol dire coseno, se sviluppo in l'oggetto che sta qui dentro la linea faccia la parte reale, possiamo anche scrivere come componente sul coseno xc e componente sul seno, e diventa invece 2 e con m i con c coseno di fi con m coseno di 2 pi greco fc t più radice 2 e con m i con s di t su radice di e seno di φ con m seno di 2π greco fc t, e qua ci va il meno. M chiaramente è l'indice segnale di esposizione, quindi vanno da 1 a m grande. Chi sono le due funzioni di base? Le abbiamo viste la volta scorsa. In questo caso la prima funzione di base è radice di 2, l'impulso coseno di 2π greco fct. La seconda funzione di base è radice 2, la componente in fase t con s col meno seno di 2π greco fct. Okay.
essenzialmente sono radice 2 cosena e meno radice 2 seno, che abbiamo sempre utilizzato per la componente in fase in quadratura del modulatore, per l'impulso base, che sono le due funzioni di energia. E allora è chiaro che ogni messaggio, ogni segnale a seconda MT, lo vedete, la prima funzione in fase è proprio questa. Abbiamo radice 2 pi con c coseno, il coefficiente moltiplicativo che moltiplica la prima funzione in base psi con 1 è radice di con n coseno. Radice di con m coseno di con m psi con 1 di p più, ecco la seconda funzione in base, meno radice 2 di con s seno di 2 pi con fct. Rimane radice di con m seno di fi con m psi con 2 di p. E di conseguenza la rappresentazione geometrica dei segnali è ovviamente s con m, vettore delle coordinate rispetto alla prima e alla seconda funzione base, che sono radice di e coseno e radice di e seno, cioè radice di e con m per l'ennesimo segnale coseno di fi con m seno di fi con m. O se preferite, se non volete portarvi dietro due numeri reali, rappresentate questo con un unico numero complesso come radice di e con m elevato a i fi con m. Abbiamo visto la condizione che dobbiamo soddisfare queste due funzioni di base, condizione Nyquist, e abbiamo già visto che perché venga soddisfatta la condizione Nyquist basta che le due forme d'onda, o meglio i due impulsi, la parte reale e la parte immaginaria dell'equivalente passo a basso, soddisfino la condizione Nyquist. Quindi ci serve che l'autocorrelazione P con C, campionato dal basso P, sia una delta di Dirac, e l'autocorrelazione della componente in seno dell'impulso di con S sia una delta di Dirac. Già fatto la volta scorsa, quando abbiamo visto la modulazione binaria di fase differenziale. Se vi ricordate, abbiamo detto quella è una modulazione bidimensionale e come prima cosa abbiamo estratto le funzioni di base. Chiaramente, come vanno presi gli impulsi P con C e P con S, cioè l'impulso P equivalente passo a basso? Beh, in genere viene preso pari a un unico impulso reale se la modulazione è DSB. Se invece la volete fare in SSB, allora basta che prendete il secondo come la trasformazione di Fourier del primo, quindi P con S lo prendete pari a P cappuccio, quindi l'impulso equivalente passo a basso diventa P di T più o meno I volte P cappuccio di T se in SSB. Va bene? Quindi se state facendo una modulazione DSB, allora S con M di T, il segnale, diventa molto semplice perché diventa radice 2 con M, l'unico impulso P, perché l'equivalente passo a basso è reale e fa P, per coseno di 2π fct più φ con m.
scrivo qui. Se è in DSB, S con MT è radice 2 E con M. L'unico impulso che avete è P, normalizzato in modo da avere energia unitaria, coseno di 2π greco FCT più φ con m. Quello lì diventa questo. Quando l'equivalente passa a basso, è reale. Se invece volete risparmiare banda, allora abbiamo visto come bisogna fare, bisogna mandare segnali SSB. Quindi la parte immaginaria dell'equivalente passo a basso deve essere la trasformata di Fourier della parte reale. E quindi l'equivalente passo a basso sarà un impulso più i volte la sua trasformata di Hilbert, non di Fourier, scusate. Nel primo caso in DSB, allora le due funzioni base sono radice 2, impulso coseno, e meno radice 2, impulso seno. Nell'altro caso saranno radice 2, impulso coseno, e meno radice 2, trasformata di Hilbert, impulso seno. Ok? Una curiosità. Se scegliete l'equivalente passo a basso in questa maniera, allora la condizione a cui si deve soddisfare la parte immaginaria dell'equivalente passo a basso, quindi DS, è automaticamente soddisfatta se lo è per la parte reale. Mi spiego meglio. Quello che sto cercando di dirvi è che supponete che io abbia preso P con C come impulso, quindi se in SSD sto prendendo l'impulso equivalente passo a basso in questa maniera, come P più o meno I volte P cappuccio, allora abbiamo detto che quelle due funzioni in base devo per soddisfare la condizione è questa. Affinché le due funzioni di base soddisfino la condizione A, questa si deve verificare che P deve avere la autocorrelazione campionata che diventa una delta, e anche P cappuccio deve avere la autocorrelazione campionata che diventa una delta. Tuttavia, se P ha un'autocorrelazione campionata che diventa una delta, allora automaticamente P cappuccio ha un'autocorrelazione campionata che diventa una delta. Quindi l'unica condizione da imporre è che P soddisfi la condizione A questa. Infatti, se vi calcolate la autocorrelazione P cappuccio in MT, calcoliamola in un generico ritardo tau. Mi sta seguendo, ragazzi? Cerco di ripetere. Se la modulazione è in doppia semibanda, allora avete un unico impulso, P. L'equivalente passo a basso è pari a quell'unico impulso reale P che avete. Il segnale si scrive in questa maniera, dove qui è un impulso reale, e dunque può essere espresso in questa maniera. Le due funzioni in base chi sono? Quello che ho scritto alla lavagna prima, che stavano qui, e sono impulso coseno e meno lo stesso impulso seno. Quali sono le due condizioni che deve soddisfare questo impulso affinché la condizione è questa delle due forme onde di base sia verificata? Che la sua autocorrelazione campionata sia una delta. A posto. Caso SSB. Adesso ho due impulsi, la parte reale e la parte immaginaria dell'unico impulso equivalente passo a basso che abbiamo. La parte immaginaria è però la parte reale trasformata di Hilbert.
Di conseguenza, affinché quelle due funzioni in base, psi1 e psi2, soddisfino la condizione A, questa si deve avere che l'autoperazione della componente in fase, quindi l'autoperazione di P, e l'autoperazione della componente in quadratura, cioè l'autoperazione P cappuccio, campionate di una delta di Dirac, cioè se stesse soddisfino la condizione A. Questa. Ora il punto è che se l'autocorrelazione di P soddisfa la condizione Nyquist, allora anche l'autocorrelazione di P cappuccio soddisfa la condizione Nyquist. Dimostriamolo. Calcoliamo l'autocorrelazione della trasformata di Hilbert di P. Poiché l'autocorrelazione della trasformata di Hilbert non è nient'altro che questa, diventa integrale tra di P cappuccio di T e P cappuccio di tau meno T in dt, T meno tau, scusate. Questa è l'autocorrelazione di P cappuccio. Abbiamo visto che questa autocorrelazione si può sempre scrivere come P cappuccio convoluto P cappuccio di meno tau, giusto? Tutte le autocorrelazioni si possono scrivere come, anche in termini di convoluzione. Ma io ricordo adesso che la trasformata di Hilbert è in realtà essa stessa una convoluzione. Vi ricordo che la trasformata di Hilbert di P era uguale a P di P convoluto 1 su Y t. Ok? Quindi in realtà questa diventa P di T, P di tau, perché qui la variabile è chiamata tau, convoluto 1 su Y tau, convoluto vediamo come possiamo scrivere P cappuccio di meno tau. P cappuccio in meno tau lo posso scrivere come integrale su tutto R di P di T per 1 su Y meno tau meno T, giusto? Perché alla convoluzione vado data nel punto meno tau. Dt. Chiaramente questo è uguale anche a direttamente qui i cappucci di meno tau come P di meno tau convoluto 1 su Y tau ora. Il prodotto di convoluzione non cambia nulla se gli cambiate l'ordine. La trasformata di Hilbert applicata due volte dà semplicemente meno l'identica. E quindi questo viene meno P di tau convoluto
P di meno tau, che è uguale a meno l'autocorrelazione P in tau, che è quello che volevamo dimostrare. Perché se adesso P è una forma d'onda di Nyquist, per cui campionata fa una delta di Dirac, campionata passa MT fa una delta di M, allora anche l'autocorrelazione di P cappuccio sarà una forma d'onda di Nyquist, rispetterà la condizione di Nyquist, perché è uguale a meno l'autocorrelazione di P. Ok? Torniamo invece a noi. Guardando la rappresentazione geometrica che abbiamo appena detto, le segnali che abbiamo appena detto essere questa, vi rendete conto che è una costellazione bidimensionale. E quindi la potete anche disegnare, e il suo disegno potrebbe essere una cosa del genere. Questo potrebbe essere S con 1, questo potrebbe essere S con 2, S con 3, e così via. Sono tutti vettori bidimensionali la cui lunghezza è pari a radici di con m e l'angolo è pari a φ con m. Di conseguenza, l'energia di ogni segnale è proprio P con M, perché se fate la norma quadro di questo vettore è P con M per cosin quadro più sin quadro, cioè P con M. Per questo abbiamo messo qui il coefficiente di ampiezza, lo chiamo direttamente P con M, perché era proprio radice di con M, perché era proprio l'energia. Quindi le modulazioni bidimensionali in Mario sono chiaramente tutte quelle modulazioni che hanno due coordinate e quindi hanno dei segnali che stanno sul piano. Ecco qui il caso. L'unica particolarità è che mi sono focalizzato direttamente su modulazioni in Mario bidimensionali in banda passante, quindi le due dimensioni sono quelle della componente in fase e la componente in quadratura. Posso essere tutte, a me tutte la stessa rappresentazione geometrica. Il segnale ha due coordinate, per cui potete scrivere anche come modulo per coseno dell'angolo e seno dell'angolo. Chiaramente, se volessimo calcolare l'efficienza in potenza e la probabilità di errore per questo formato di modulazione, non possiamo fare nulla in questo stadio perché non sappiamo come sono disposti questi segnali. Vediamo allora qualche esempio. Qui, come vedete, stiamo variando la lunghezza e l'angolo dei vettori rappresentativi, cioè il modulo e la fase. Se decido di fissare una delle due grandezze, ad esempio il modulo, ottengo un formato di modulazione che si chiama PSK, Phase Shift Keying. In questo caso il segnale disponibile al modulatore, i segnali disponibili al modulatore sono parte reale di radice 2 volte. E, perché non sto variando il termine di modulo, quindi T diviso la sua energia, coseno in 2π greco FCT, scusate, parte reale, quindi sto scrivendo
elevato a i phi con m elevato a 2 pi greco i verso c t. E la fase è una di n possibili valori. m-1 su m per 2 pi greco. M che va da 1 a m grande. Quindi, come primo esempio di modulazione binaria e mare bidimensionale in banda passante, vediamo la PSK. Che cos'è la PSK? È una modulazione mare bidimensionale in banda passante in cui l'ampiezza del segnale rimane costante, varia soltanto la sua fase. Di conseguenza la rappresentazione geometrica dei segnali diventa quella lì in cui l'energia di ogni segnale e dunque la lunghezza del vettore rimane costante. Cambia soltanto la fase. Per cui l'esposizione sulla piana dei segnali è molto semplice e immediata, si trovano su una circonferenza di radice di lunghezza radice di energia. S con 1 potrebbe essere questo, S con 2, S con 3 e così via. S con M. Una modulazione molto semplice. Mantengo costante l'ampiezza, vario soltanto la fase del segnale. La rappresentazione geometrica quale sarà? Vettori tutti con lo stesso modulo, ma angoli differenti. Com'è questo angolo? Da quali valori viene presa? Tra quali valori viene presa la fase? Uniformemente spaziati sulla circonferenza unitaria. Scusate, sulla circonferenza. Quindi su 2 pi greco di angolo. Quando m fa 1 sta a 0, poi il primo angolo è pi greco su m e così via. L'ultimo angolo è m-1 pi greco su m. Quindi due segnali consecutivi hanno una differenza di angoli che è pi greco su m, perché ho m segnali da distribuire su tutta la circonferenza. Come vedete qui, scusate, se con m senza t non è mica una forma d'onda, questa è la rappresentazione geometrica segnale. Quindi questo è un vettore reale, bidimensionale, o se preferite un unico scalare complesso. Bene, se volessimo valutare l'efficienza in potenza, cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo valutare l'energia media per bit, dovremmo valutare la distanza minima e fare il rapporto tra distanza minima al quadrato e energia media per bit. Bene, la distanza minima è sicuramente questa, la distanza fra due segnali consecutivi. E quanto fa quella distanza? Beh, è molto semplice calcolarla perché è il lato di un triangolo in cui gli altri due lati, questo e questo, sono entrambi lunghi radice di n. Posso applicare il teorema dei coseni per calcolare questo angolo qui, ma scusate, il lato opposto, perché questo angolo qui è pi greco 2 pi greco su m.
Di conseguenza quel lato è la radice di un lato al quadrato e più l'altro lato al quadrato e meno due volte il prodotto dei lati e per il coseno dell'angolo. Se mettiamo in evidenza una E, anzi, 2 radici di E, cosa mi rimane dentro? Questo qui fa 2E. Una E la porto fuori e ci sta radice di E. Un 2 lo porto fuori e quindi rimane diviso per 2 del sottoradice. Al numeratore mi rimane questo è 1 e questo è meno coseno. Ok? Infatti se portate 2 radici dentro viene 4 diviso 2 fa 2 e 4 diviso 2 fa 2 coseno. 2 coseno. Ok? Solo che scritto in questa maniera dovrebbe apparire subito chiaro che questo qui è un seno, anzi un sen quadro, perché 1 meno coseno diviso 2. 1 meno coseno diviso 2, per le forme di bisezione, è il sen quadro dell'angolo a metà. Ma il sen quadro si amplifica la radice e rimane soltanto il seno dell'angolo diviso 2. 2 pi greco su m diviso 2 fa pi greco su m. Non ci metto il modulo del seno perché il seno di pi greco su m è un numero positivo e quindi il modulo non serve. Perché ho fatto la radice di sen quadro. Avrei dovuto dire che quello è il modulo del seno. Ma il seno a pi greco su m è positivo, quindi rimane il seno di pi greco su m. Questa è la distanza minima fra due segnali. Se volesse esprimerla in funzione dell'energia media per bit, perché poi per calcolare efficienza e potenza mi serve l'energia media per bit, allora basta esprimere l'energia media per simbolo, perché qui tutti i simboli hanno la stessa energia, quindi è, oltre ad essere energia dei simboli, anche l'energia media dei simboli. Mi ricordo che l'energia media del bit è k volte, è l'energia media del simbolo diviso il numero di bit, quindi questa si può scrivere anche come 2 radice di energia media per bit per il numero di bit, che è log 2 di m. Seno di pi greco su n. Qui ho sfruttato il fatto che l'energia media per simbolo è pari all'energia media per bit per il numero di bit. Avendo scritto la distanza minima in funzione dell'energia media per bit, posso ricavare immediatamente l'efficienza in potenza, che è di quadro diviso e con b, e cioè viene 4 log 2 di m sen quadro. Devo elevare d al quadrato, quindi diventa 4 e con b log 2 di m sen quadro e poi dividere per e con b. E quindi rimane tutta quell'espressione lì a destra, senza e con b. Elevato al quadrato. Questa è l'efficienza in potenza.
dovremmo verificare che quando m fa 2, cioè la modulazione diventa binaria, ci troviamo con l'efficienza in potenza di una modulazione antipodale, perché quando m fa 2 ho soltanto due segnali, quindi le fasi possibili sono soltanto due. Quando m fa 1 la fase è 0, e quando m fa 2 abbiamo 2 meno 1 fa 1 diviso 2 fa 1, fa un mezzo, per 2 fa 1 per pi greco. Quindi abbiamo solo due fasi, 0 e pi greco, quando ho due segnali. Se ho solo due fasi, 0 e pi greco, vuol dire che questo è un antipodale. Ma infatti, fra gli esempi di modulazione binaria antipodale, abbiamo visto il binary PSK. E infatti, quando m fa 2, questo diventa un BPSK. Quando m fa 2, quant'è l'efficienza in potenza? Se inquadro il pi greco mezzi fa 1, log 2 di 2 fa 1, rimane soltanto 4. E infatti, se ricordate l'efficienza in potenza di una BPSK, o in generale l'efficienza in potenza di una modulazione binaria antipodale, era 4, si trova. Probabilità di errore. Per valutare la probabilità di errore devo prima riferirmi a stabilire che tipo di ricevitore voglio adottare. Sappiamo che in banda passante sono possibili due regole di decisione, due ricevitori, quello coerente e quello incoerente. Quello incoerente cosa me ne posso fare? Nulla, perché in questo caso l'informazione è immagazzinata nella fase del segnale. Se il canale introducesse una fase aleatoria che io non stimo, trasmetto una fase φ con m, ricevo una fase φ con m più una fase a caso, uguale una fase a caso, ho perso l'informazione. Quindi la demodulazione incoerente non è possibile nel PSK, è possibile solo la demodulazione incoerente. E allora, se devo calcolare la probabilità di errore, scusate, quella incoerente, sono spiegato male, quella incoerente non si può fare, dunque dobbiamo limitarci solo alla demodulazione coerente. E la regola di decisione coerente ML è quella che va a minima distanza. Quali sono le regioni di decisione? Beh, hanno una forma molto simpatica e semplice. Se abbiamo detto che questi segnali si trovano su una circonferenza di centro 0 e raggio radice di E e sono equidistribuiti sulla circonferenza dandoli multipli di 2π greco su m, allora è chiaro che le regioni di scissione sono semplicemente spicchi angolari. Questa regione di scissione è relativa al simbolo 1, 2, s con 3. Questa è quella relativa al simbolo S con 1, 1, 2, 3, 4, S con 5 e così via. Ok? È una cosa immediata, chiaramente se devo andare a minima distanza e i segnali sono sulla circonferenza, tutti quei vettori ricevuti che cadono in questo spicchio tratteggiato vengono associati a questo segnale qui, perché è quello che è più vicino. Tutti quelli che cadono in questo spicchio vengono associati in questo, e così.
ecco le regioni di visione. Che aspetto ha la probabilità di errore? Andiamola a valutare. Ma prima di andare a valutare e quindi cancellare questa parte della lavagna, voglio farvi solo un ultimo commento sull'efficienza in potenza, che ha questa espressione. Voglio chiedervi che succede se io lascio aumentare m e lo faccio tendere a infinito. L'efficienza in potenza che fa? Cresce, va a infinito, rimane costante, va a costante o va a zero? Cosa? Se cresce m? Sì, voglio aumentare m. E aumenta. Perché seno è limitato tra meno 1 e 1 comunque, invece dopo 2 di m cresce. C'è seno di 0? Ah, ok. Ah, è vero. Quindi no? Che succede con efficienza in potenza? C'è 0, c'è senso, perché diventa inutile come se ne vede di infinito. Allora, questo qui va a infinito come logaritmo. Questo va a 0 come il seno. Ma il seno a 0 è più o meno uguale a x, la serie Taylor, o x più x al cubo o così via. Quindi se l'approssimate al primo ordine, qui avete qualcosa che fa come log 2 di m e qui avete qualcosa che fa come 1 su m. Vince 1 su m, perché è lineare. Quindi questa va a 0. L'efficienza in potenza per la PSK tende a 0 a tendere di m infinito, come ovvio che sia. L'abbiamo già visto per la modulazione lineare, che l'efficienza in potenza per una modulazione lineare in Maria tendeva a 0 quando m tende a infinito. Perché? Perché se volete mantenere la stessa distanza fra i segnali non potete fare altro che nella lineare aggiungere nuovi segnali sempre a distanza maggiore all'origine, quindi sempre energia maggiore. Di conseguenza l'energia aumenta, la distanza rimane fissata e l'efficienza in potenza va a zero. Qui che potete fare? Non avete più un'unica direzione disponibile, ne avete due, asse x e asse y. Però se siete vincolati a rimanere sulla circonferenza, se volete mantenere una certa distanza tra i segnali e avete quattro segnali, mantenete questa distanza. Se volete mantenere la stessa distanza con otto segnali, potete spostarvi sulla circonferenza più alta, più grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segnali. Ora questa distanza qui è uguale a questa, ma per mantenere inalterata la distanza mi sono dovuto spostare sulla circonferenza più alta, più grande, a raggio maggiore, cioè a energia maggiore, perché questa è con 1 e questa sotto radice, e questa è radice di con 2 maggiore di con 1, di radice di con 1. Quindi è chiaro che l'efficienza in potenza va a 0, perché se voglio mantenere la stessa distanza minima devo spostarmi su circonferenze più grandi e dunque aumentare l'energia media per simbolo, cioè aumentare l'energia media per bit. E quindi efficienza in potenza va a 0 quando m è infinito. Ma succederà così in tutte le modulazioni in cui la dimensionalità rimane fissa e la cardinalità della costellazione aumenta, perché se io aumento il numero di segnali che voglio e voglio mantenere la distanza inalterata, se ho un numero di dimensioni fissate, io li posso mettere soltanto lì. E l'unico modo per mantenere quella distanza inalterata è aumentare l'energia. Se invece posso aggiungere dimensioni, allora vedremo che la cosa può cambiare. E l'efficienza in potenza può non andare a zero. Bene. Prima di valutare la probabilità di errore.